Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. In questa settimana mi sono recato a Villa Lago per la visita pastorale. Vi presento alcune immagini del primo incontro a cui farà seguito un documentario che abbiamo girato all'eremo di San Domenico lì a Villa Lago. San Domenico e Villa Lago è un binomio inscindibile. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella, vi invito a seguirci e buona visione. La fede e affidarsi a Dio, non aggrapparsi a Lui, sono in rari momenti per poi abbandonarlo e dimenticarlo. La fede è dono che ci fa comunità e quindi Chiesa in cammino incontro a Gesù. Sono le parole del Vescovo Angelo Spina nell'omelia pronunciata nella celebrazione della Santa Messa che ha inaugurato mercoledì scorso la visita pastorale nella parrocchia di Villa Lago. La relazione con Dio è la stessa tra un figlio e la madre, dura per tutta la vita, ha sottolineato il Vescovo, che citando San Paolo ha ricordato che in Dio viviamo, ci muoviamo, esistiamo, e il credente vive nel grembo di Dio. Oggi però esiste un virus, ha avvertito il Vescovo, come tarlo che corrode il legno, e questo virus è il maligno che vuole toglierci la fede, ha ripreso Monsignor Spina, e il maligno strappa al vero Dio per portare verso un Dio falso, il Dio denaro, radice di ogni male, a cominciare dalla crisi economica che affligge la società e riduce le possibilità di lavoro. C'è chi guarda prima al denaro, poi alle persone, ha proseguito il Vescovo, ed è per questo che non c'è lavoro. Così come, in nome del Dio denaro, c'è chi si appropria di denaro pubblico, come accade negli scandali di corruzione di cui la cronaca ci parla spesso. Come sempre, prima della celebrazione eucaristica, il Vescovo al suo ingresso nella piccola chiesa di Villa Lago ha ricevuto il saluto del parroco Don Alain e del sindaco Fernando Gatta. Don Alain ha sottolineato il significato della visita pastorale come momento di comunione con il pastore diocesano, dicendosi soddisfatto per una comunità piccola ma viva. Siamo pochi in questo momento, ma la gente partecipa, la gente fa quello che tu chiedi, come tutti gli altri. È abbastanza difficile convincere tante persone, perché tanti uomini non sono cattivi, sono buoni, però non sono molto vicino alla Chiesa, e questo sappiamo che la comunità è molto turistica, che l'estate piena di gente, piena veramente, ma quella ricchezza che noi in questa comunità accogliamo e viviamo. E quindi la visita pastorale del Vescovo Angelo Spina viene anche per incoraggiare questa comunità ad andare avanti e a svolgere nel modo migliore le proprie attività, collaborando proprio con il parroco. È proprio per questo il motivo. Spesso volte le persone pensano la venuta del Vescovo come è un controllo, ma la venuta del Vescovo non è un controllo, è una visita paterna, il padre che viene a vedere i suoi figli. Sono sicuro che questa visita porterà il frutto molto positivo per la conversione delle persone, perché tante persone non conoscono veramente chi è Gesù, che noi sappiamo che il nostro Vescovo molto aperta e molto comunicativo riuscirà a cambiare, a fare capire, a far conoscere il ministero della sua visita, è quello di la conversione, avvicinamento a Gesù. Anche il sindaco ha espresso gratitudine al Vescovo per la visita nel piccolo centro della Valle del Sagittario, che come altri centri dell'Abruzzo interno soffre per la crisi e per lo spopolamento continuo. Noi abbiamo bisogno in questi momenti di grande difficoltà economica, di grande difficoltà sociale, abbiamo bisogno di riferimenti ideali, e uno di quelli che è sicuramente il più importante è la visita pastorale del Vescovo. Credo che saranno 3 giorni importantissimi durante i quali tutta la popolazione si potrà confrontare su temi molto seri, e quindi per questo noi accogliamo a braccia aperte queste occasioni, ma soprattutto il nostro Vescovo. Siamo nelle gole del Sagittario
Questo ambiente di natura meravigliosa è un incanto. È qui che sono passati i grandi della storia. Anche D'Annunzio è passato da questi luoghi descrivendoli come orridi e selvaggi, ma oggi sono una bellezza della natura e un incanto. È da qui che ci rechiamo a visitare Villa Lago e l'eremo di San Domenico. La Valle del Sagittario un tempo doveva apparire così selvaggia, e proprio lungo sentieri impervi di questa montagna e di questa valle si incamminò San Domenico Abate, che veniva da Foligno, per venire a vivere qui una vita riservata, silenziosa, in comunione con Dio, come eremita e come monaco. Un tempo questo lago così bello non c'era, scorreva solamente il fiume Sagittario lungo questa gola, e proprio qui, adesso che vediamo questo bellissimo lago, è stata costruita una diga negli anni 1920-1928, una diga per la centrale idroelettrica di Anversa. Ma in fondo al lago noi vediamo l'eremo dove San Domenico sostò. Per collegare la strada provinciale Anversa-Villalago-Scanno con l'eremo venne realizzato nel 1984 un ponte. Adesso si vede la parte antica del ponte. La nuova è stata costruita tra gli anni 1920-1928 a seguito dell'invaso di questo lago artificiale. Interessante l'epigrafe che vediamo sopra, che dice: al patrono San Domenico Abate, Villa Lago, auspice il parroco 1894. Il ponte che congiunge la strada provinciale con la chiesa e l'eremo di San Domenico è stato ripavimentato nel grande giubileo del 2000, quindi nell'anno 2000, con mattonelle nuove, mattoni e anche lastre di pietra con inciso il nome degli offerenti, tutto a devozione di San Domenico. Dobbiamo ricordare che qui ogni anno si svolge un interessante pellegrinaggio a piedi dai fedeli di Fornelli in provincia di Isernia fino a qui a Villa Lago, all'eremo di San Domenico. Sono centinaia di persone che vi prendono parte per una cordata di alcuni giorni, una fatica a piedi, ma poi anche la gioia di visitare quest'eremo. Sono proprio i fedeli che hanno voluto lasciare un segno del grande giubileo del 2000 incidendo i loro nomi sopra queste lastre di pietra. Introduce alla chiesa e all'eremo questo porticato molto interessante e bello, dove ci sono anche delle pitture, ma ciò che cattura l'attenzione nostra è questa meravigliosa bifora, senz'altro un materiale antico riportato qui. San Domenico Abate venne qui intorno all'anno 1000 e costruì il monastero di San Pietro. Vedremo tra poco, entrando nella chiesa, l'eremo. Ma interessante è vedere questi pezzi di pietra che sicuramente sono stati portati qui dall'antico convento. Questa bifora non è altro che il programma di San Domenico, vale a dire la vita solitaria, la vita eremitica, ma anche la vita cenobitica e di comunità. Stare soli per cercare Dio, ma stare con gli altri per trovare nel volto di ogni uomo l'immagine di Dio ed amare i fratelli. È da qui che si apre uno scenario incredibile e meraviglioso di cui l'occhio tanto gode a vedere. San Domenico Abate, monaco benedettino, nacque intorno al 951 d.C. In un piccolo paese in provincia di Foligno, nell'Umbria. Seguendo la sua inclinazione ad una vita eremitica, pervenne verso l'anno 1013 in Abruzzo, nel territorio di Sulmona. Risalendo le gole del Sagittario, attratto dallo scorrere selvaggio di questo fiume, scoprì una profonda grotta in località Prato Cardoso, nelle vicinanze della futura Villa Lago, e vi fissò la sua dimora. La ripidezza delle montagne danno ancora al paesaggio una bellezza tutta particolare.
San Domenico chiamò questo luogo Eremo di San Pietro. Nel 1017, per volere dei conti di Valva, fondò a circa un miglio dalla grotta il monastero di San Pietro il Lago, che ebbe alle sue dipendenze ben 15 grance. Prima di lasciare il suo eremo, fece edificare all'entrata della grotta una chiesetta, che venne ampliata nel 1500 fino a prendere definitivamente la struttura attuale nel 1775. La chiesetta, con un portale in pietra del secolo XII, recuperato dal convento di San Pietro, è dedicata al santo e nella grotta sono ancora presenti le sue testimonianze vive. Nel 1479 il monastero di San Pietro il Lago fu abbandonato dai monaci e smantellato delle opere più preziose, alcune delle quali sono custodite a Villa Lago. Del monastero restano pochi ruderi. Intorno a San Domenico, patrono di Villa Lago, sono sorte diverse leggende e particolari tradizioni, legate soprattutto al suo potere taumaturgico contro i morsi dei serpenti velenosi. Leggiamo dalla vita di Trisulti di San Domenico Abate alcune note che si riferiscono alla sua vita. In verità, dopo aver trascorso pochi giorni in questo stesso posto, giunse in un luogo adeguato dove costruì la chiesa di San Pietro dell'Acu. Successivamente, dopo che i fratelli si stabilirono qui, li pose sotto un superiore. Egli, preferendo la solitudine, giunse in un posto che era chiamato Plataneta, dagli abitanti di quella stessa terra, e lì eresse un oratorio. Da quel luogo non voleva mai allontanarsi, se non quanto aveva cura di far visita nei tempi stabiliti alla predetta congregazione. Poi una notte, mentre era intento in salmodie, supplicava a Dio Onnipotente, precedendo gli inni notturni, vide una colonna immensa che scendeva dal cielo, simile nel colore all'arcobaleno che si vede quando il tempo è piovoso. Benché la punta della colonna sembrasse toccare il cielo, tuttavia la sua parte più bassa giungeva fino al luogo in cui il servo di Dio Onnipotente dimorava. Allora, felice per la virtù di cotanta visione dal cielo, gettatosi a terra col viso, cominciò più devotamente a cantare le lodi a Dio in questo modo, dicendo: «Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei Dio, tu solo fai miracoli». Frattanto, poiché il sole aveva illuminato come sempre il mondo dopo aver cacciato via le notturne tenebre, l'uomo di Dio, dopo aver chiamato il monaco Giovanni, del quale è stata fatta menzione anche prima, iniziò a raccontare con semplicità ciò che aveva visto per volontà del cielo. Tempo dopo, mentre si trovava in una cella dell'eremo ed era intento alle sacre scritture in maniera ancora più attenta, guardandosi attorno, all'improvviso vide una luce immensa che dal cielo risplendeva straordinaria. Ma vide che tre colonne di fuoco della stessa natura stavano dentro a questa luce incomparabile, come fu definita, sopra delle quali era posta all'estremità. E poiché era in estasi, dal cielo fu sollevato sopra l'altezza delle nubi e in modo meraviglioso e davvero stupendo osservò il mondo intero circondato dalla luce divina. Dopo un altro po' di tempo, tornato in sé, vide una parte di quel chiarore per lo spazio di un solo momento che si posava sopra. Dio glorioso fa prodigi per i suoi santi che si distinguono per santità. Il porticato all'ingresso della chiesa accoglie quattro dipinti che sono del Gentile, risalenti al 1938, di recente restaurati. Narrano alcuni segni della vita di San Domenico, il santo che punisce l'ingordo laico cambiando in serpi i pesci nascosti. San Domenico Abate salva un fanciullo addentato da un lupo. San Domenico salva un ragazzo che resta miracolosamente illeso cadendo da una quercia. È interessante vedere anche questa pittura che presenta il miracolo delle fave. Il portale della chiesa che porta all'eremo di San Domenico è finemente lavorato. Si ritiene che appartenesse all'antico monastero di San Pietro in Lago, fondato da San Domenico, e poi in un tempo successivo portato qui.
Ricordiamo ancora che questo luogo ha avuto tre momenti: l'epoca di San Domenico intorno all'anno 1000, nel 1500 c'è stato un altro lavoro di restauro e poi nel 1700, e così di anno in anno sempre questa chiesa ha avuto degli abbellimenti e dei restauri. La chiesa in onore di San Domenico è ad una sola navata. Interessante questo altare in stile gotico con queste guglie che vanno verso l'alto con gli angeli. Al centro c'è la bellissima statua di San Domenico che risale con molta probabilità al 1812, è di legno e lo rappresenta in una forma orante, San Domenico che prega. In basso vediamo un altare che risale a poco più del 1700, è in colori diversi e è il finto marmo fatto a colori, ma questa chiesa accoglie anche altri dipinti del Gentile del 1969. Alla base dell'altare risalta il bel paliotto del 1761 in stucco colorato di scuola napoletana, decorato da motivi floreali, uccelli e due angeli al centro della scena che sorreggono un sole raggiante coronato con all'interno il trigramma IHS. Chiesa possiamo ammirare alcuni dipinti del Gentile risalenti al 1969, San Domenico che libera un'ossessa. Vediamo anche un'immagine particolare di Sant'Antonio di Padova. Nella volta centrale il dipinto che raffigura San Francesco che ammansisce il lupo. E nella volta all'ingresso si vede questa bellissima raffigurazione della Beata Vergine Maria con il bambino. Ecco, in questa nicchia è raffigurata la Beata Vergine Maria con il bambino. È una pittura sbiadita, risale al 1800, molto interessante perché si vedono tante firme e tanti graffiti all'interno. Si accede alla chiesa anche per una porta laterale e percorrendo la strada dietro l'altare si giunge alla porta che introduce alla grotta di San Domenico che andiamo a visitare. L'ingresso alla grotta di San Domenico è fatto con delle scale molto ripide, verticali. È una continua ascesa. Questo salire è come avvicinarsi sempre più verso Dio, verso il luogo del silenzio, della penitenza, della contemplazione, per cogliere il fascino della grandezza di Dio e del mistero. E salendo veniamo attratti da questo incavo nella roccia. Qui c'è proprio una vasca, il luogo, la cosiddetta sorgente di San Domenico. E sono giunto proprio all'interno della grotta di San Domenico scavalcando questo cancello in ferro. Da tanta emozione essere qui. È qui che il santo ha vissuto tanto tempo di silenzio, di penitenza e di contemplazione. All'interno di questa grotta ora si vede una piccola recinzione. È il luogo dove c'erano i tronchi, dove lui dormiva. Questi tronchi, a seguito di un incendio, sono stati riportati in salvo e adesso una parte si trovano nella chiesa parrocchiale di Villalago. L'asperità di questa roccia, la conformazione carsica, danno al luogo una forte suggestione e elevano l'animo a Dio. Veramente un luogo di alta spiritualità. È proprio questo il luogo dove San Domenico Abate
aveva il giaciglio, faceva penitenza ed è qui che ebbe le visioni ultraterreni, le forme di estasi. Ogni anno viene preparato un artistico presepe che i subacquei portano in fondo al lago. Qui vediamo una statua di terracotta dei magi che portano i doni al bambino Gesù. Ecco, è proprio in questa parte dell'angolo del lago che ogni anno vengono i sommorsatori a collocare le statue del presepe. È un momento veramente commovente, un presepe sotto l'acqua limpida di questo lago di Villalago, appunto. E sulla roccia si vedono in lontananza, quando l'acqua scende giù, le statue ancora presenti. Davvero il Natale, anche nell'acqua, a ricordo di San Domenico Abate. Ambiente così naturalistico, fatto di cielo, di montagna, di verde, di lago, c'è la sorgente che viene fuori proprio dal grembo della montagna, una bellezza che si aggiunge alla bellezza in questo eremo di San Domenico qui a Villalago. Acqua che scorre, acqua pura, acqua che rinfresca, acqua che ossigena la vita e che richiama proprio l'evento importante della nostra vita cristiana, il nostro battesimo, rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ecco la forza di San Domenico, proprio dall'evento battesimale, dalla parola di Dio, da una vita vissuta come testimonianza, è un vero esempio per questo anno della fede che si apre davanti a noi. In lontananza vediamo la chiesa e l'eremo, la parte bassa tutta murata, un tempo era l'eremo di tanti eremiti che vivevano qui, poi con l'invaso di quest'acqua, con la diga artificiale fatta per la centrale, è stato tolto quell'eremo, è andato sotto l'acqua ed è stato ricostruito accanto, dove si vede una interessante via crucis e si vede il nuovo eremo. È molto semplice, molto piccolo, che può ospitare ancora delle persone. I pellegrini che vengono da lontano a volte sostano in questi luoghi, luoghi di bellezza, luoghi di incanto, luoghi di fascino, luoghi di alta spiritualità. Qui si respira proprio la santità di San Domenico Abate, questo santo che ha camminato sulla terra guardando il cielo e che dice a noi oggi quanto sia importante ritrovare nella vita la via della fede, la via dell'incontro con Dio che salva. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi.
Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Cari amici, la prossima domenica la Chiesa ci invita a celebrare l'ascensione del Signore. Gesù si stacca dai Suoi discepoli e sale al cielo, se ne va, porta la nostra umanità in cielo, alla destra del Padre. Ma prima di lasciare i discepoli, dà loro un compito. Devono andare ad ammaestrare, battezzare, insegnare. Nell'ascensione Gesù ritorna al Padre, perché ha compiuto la sua missione, ma chiede agli apostoli di continuare nel tempo e nello spazio quello che lui è venuto a manifestare. Gesù, promettendo e inviando lo Spirito Santo, rassicura i discepoli: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». L'ascensione è una festa, ma ci si chiede come si può far festa per uno che se ne va, per uno che viene sottratto allo sguardo e alla percezione dei suoi discepoli. Gesù, inviando lo Spirito Santo e dando una missione ben precisa ai discepoli, fa una cosa nuova. Se prima era insieme con loro, ora in forza dello Spirito è dentro di loro. L'ascensione di Gesù non è tanto un guardare verso l'alto per scrutare il suo allontanamento fisico da noi, ma un impegnarci a vivere da cristiani e rendere così presente Gesù. Siamo i suoi discepoli, i suoi fratelli, se portiamo la sua presenza a tutti. Siamo uniti a lui se lo annunciamo e comunichiamo la sua parola e la sua vita a tutti. È difficile, ma Gesù ci assicura: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». È una bella compagnia, nonostante lui sia sceso al cielo. A tutti buona settimana, pace e gioia.